Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa seconda sessione tecnica di approfondimento su SolidWorks. Parleremo insieme di top-down, di scheletri e inviluppi di assieme. Vedremo costruzione di layout in assieme, vedremo modellazione di layout, costruiremo insieme uno scheletro in assieme, modelleremo con l'ausilio di uno scheletro e per ultima cosa vedremo che cos'è una parte scheletro. Mi chiamo Roberto Affanni, utilizzo SolidWorks dal 2006 e sono in Oramacut dal 2008. In Oramacut mi occupo di SolidWorks, di corsi, di affiancamenti e consulenza. Vivo a Parma, non sono parmigiano. Tra le mie tante passioni, quella che è più importante è per tutto ciò che viaggia su rotaia. Queste sono alcune cose che ho visto quest'anno. Modellazione di un assieme. Quando si modella un assieme, ci sono utenti che utilizzano la prima tecnica che hanno imparato e utilizzano sempre quella solo perché ormai sono abituati, convinti che sia la migliore, la più semplice, quella che si utilizza per tutto. In realtà non è così. La prima tecnica che si impara a un corso è la tecnica bottom-up, cosiddetta dal basso verso l'alto. È una tecnica semplice, ma non va bene per tutti i nostri progetti. È la tecnica che si utilizza per montare parti esistenti. Prendo una puleggia che acquisto, ce l'ho modellata, la monto con accoppiamenti. Il bottom-up va bene per piccoli assiemi, per assiemi semplici, ma quando si tratta di portare all'interno di SolidWorks e sviluppare un progetto, spesso la tecnica migliore di modellazione è il top-down, ovvero dall'alto verso il basso, dove è l'obiettivo, la cosa che devo tenere davanti e non prima cominciare a costruire le parti quando ancora sto definendo l'obiettivo. Quindi prima l'obiettivo e il come viene dopo. Le dimensioni e le posizioni dei componenti, quando si modella in top-down, vengono definite tramite scheletri, poi chiamiamoli layout, chiamiamoli scheletri, cioè degli ausili che servono a sostenere il mio progetto. La modellazione, poi, che viene fatta in top-down, viene fatta nel contesto di assieme. Un layout di assieme è uno schizzo. In particolare SolidWorks permette di costruire uno schizzo all'interno degli assiemi come schizzo di layout, questo già da parecchie versioni, tramite un comando apposito che è il primo che ci troviamo davanti quando andiamo a creare un nuovo assieme. Infatti c'è il pulsante Crea layout. È poi possibile anche crearlo successivamente, eventualmente posso costruirmi il mio schizzo di layout tramite un comando che trovo dal menu Inserisci. Poi posso anche compiere operazioni sul mio schizzo di layout, posso andare a nascondere, sospenderlo, cancellarlo, andando a cliccare col tasto destro sul top dell'assieme. Quando utilizzo uno schizzo di layout? Quando io definisco il mio progetto, spesso parto dalla carta. Le prime idee vengono abbozzate, schizzate su un foglio, sono proprio le prime idee che vanno giù. Queste linee, questi archi, queste entità che io vado a schizzare, le posso fare direttamente all'interno dello schizzo di layout di SolidWorks. In questo modo, costruendo poi i componenti sullo schizzo di layout, mi ritrovo ad avere un unico posto, questo schizzo appunto, che serve per ridimensionare i componenti. Quindi da un unico schizzo ridimensiono tutti i componenti che sono interessati dal layout. Anche il posizionamento dei componenti viene fatto tramite l'entità all'interno dello schizzo. Questo vorrà dire che i miei componenti principali, quelli strategici nel progetto e quelli più importanti, sono montati sullo schizzo e non tramite accoppiamenti, quindi interessando facce di
facce di componenti che poi potrei cambiare, modificare, cancellare e vedere l'albero che mostra degli errori. Mostra degli errori perché l'entità non ci sono più. Se i componenti più importanti sono agganciati sul layout, lì restano e non ci sono problemi. Quindi mi troverò, lavorando con un layout, ad avere un numero di accoppiamenti nel mio assieme inferiore allo stesso assieme modellato in bottom-up. Meno accoppiamenti vuol dire maggiore velocità di ricalcolo. L'assieme sarà anche più robusto, ovvero quando andrò a fare modifiche, allungo un componente, ne sposto un altro, facendolo tramite il layout di assieme, incapperò in meno problemi, meno errori. Dato che ogni nostro progetto è soggetto a revisione o semplicemente a modifica mentre lo sto ideando, il tempo che impiegherò è minore perché muovendo, allungando una linea, mi troverò che i componenti disegnati sul layout si adattano tutti automaticamente. Vediamo un esempio. Mi sono costruito un assieme, una bici, appoggiandola a uno schizzo di layout. Mi accorgo di avere uno schizzo di layout già semplicemente guardando l'albero del mio assieme. C'è il simbolo che mi dice che qui sotto c'è uno schizzo di layout. I componenti sono costruiti sullo schizzo di layout. Faccio una modifica. Ho deciso che questa bici dovrà avere anche i parafanghi e mi costruisco il parafango posteriore. Doppio clic sul mio schizzo di layout, mi trovo davanti il layout che supporta la costruzione e il posizionamento dei componenti. A questo punto parto e vado a costruirmi ciò che mi serve all'interno del layout per indicare il parafango. Sarà il profilo. Aggiungo due linee di costruzione per poi quotare gli angoli e poter dimensionare il mio profilo. Il mio parafango per progetto dovrà passare di qua. E quindi a questo punto un angolo qui. Nel frattempo, sapendo già che questi sono parametri che saranno soggetti a modifica, perché dovrò decidere se il parafango lo voglio più lungo o lo voglio più corto, se intanto che ci sono do anche i nomi alle quote più importanti, poi ne avrò sicuramente vantaggio al momento in cui dovrò poi gestirle. Questa è scappata via. Eccola qua, 25, partiamo, mi sembra che possa andar bene. E ho definito nuovamente il mio profilo all'interno del layout. Ora vado a costruire il parafango, quindi mi dovrò creare una parte nuova. La parte nuova la aggancio al frontale e mi ritrovo all'interno di una parte virtuale pronto per costruire il mio parafango. Sono già all'interno di uno schizzo, per cui mi basta semplicemente andare a ricopiare il percorso e questo è già lo schizzo per il percorso della sweep del parafango. Ora, per costruire la forma, il profilo, faccio un piano normale e poi ci vado a lavorare dentro. Qui adesso dovrò costruire il profilo del mio parafango. Mi trovo che il mio profilo mi piace fatto così. Poi ovviamente sarà un profilo parametrico, simmetrico rispetto al centro, e poi posso anche definire la quotatura in automatico del mio schizzo, se le quote date in automatico mi vanno bene. Ecco fatto, il piano lo nascondo, sweep di superficie, ed ecco il mio parafango fatto. Sarà il layout a posizionarlo e a definirne le dimensioni. A questo punto voglio aggiungere i supporti del parafango.
Quindi mi metto in una posizione comoda, isolo quello che mi serve e da una libreria, io ho i miei supporti, visto che faccio bici tutti i giorni, ce li ho in libreria, li vado a montare prendendoli semplicemente dalla libreria. Ok? E poi si tratta solo di raddrizzarli e poi agganciarli. Il layout che sta sotto è quello che definisce il posizionamento e le dimensioni. Voglio la bici un po' più grande o ne voglio una versione più grande. Modifico il passo della bici, modificandosi il layout, tutto quello che è costruito sul layout si rimodella. Un'altra possibilità, dalla cartella di gestione delle equazioni, se vado in gestisce equazioni e vado alla vista della quota, mi ritroverò tutte le quote che sono state create all'interno del mio layout. In particolare quelle rinominate le riconoscerò e potrò andare a fare modifiche al mio assieme tutte contemporaneamente. Ho deciso che voglio questa di 30, quell'altro di 30, anche lui. Così contemporaneamente all'ok tutto il mio assieme si ridisegna. Un'altra possibilità che ho per costruire un assieme basandomi su dei supporti, degli elementi di supporto, è utilizzare uno scheletro di assieme. Uno scheletro può essere composto da schizzi, come lo schizzo di layout, da superfici. Le superfici possono essere una coppia di superfici di elementi montati in assieme. Ne ricopio le superfici e le uso come riferimento. Per fare questo userò il comando superficie di offset che, se ci faccio caso, quando vado a mettere il valore di offset a zero, cambia nome, si trasforma in coppia superficie. Lo scheletro può essere poi composto da inviluppi e da geometrie di riferimento, piani, assi, punti, sistemi di coordinate. Un inviluppo è un componente, quindi una parte o un sottassieme, che monto in assieme, ma lo uso solo come riferimento. Non farà parte di quell'assieme, ma mi serve, lo devo utilizzare per posizionare altri componenti. Quindi non lo posso mettere normalmente, lo inserisco e lo trasformo in inviluppo, cioè lo trasformo in una entità particolare che sarà riconoscibile poi dall'albero perché il simbolo cambia, prende un simbolo a forma di bustina, automaticamente il componente parte o sottassieme che trasformo in inviluppo verrà escluso dalla distinta materiali, in quell'assieme non ci deve essere agli occhi della distinta. Non comparirà in tavola, non comparirà in tavola di default, ma posso io scegliere comunque di visualizzare quell'elemento in tavola e magari rappresentarlo con una linea che non è quella continua spessa, ma rappresentarlo con una linea tratteggiata. Un elemento che diventa inviluppo all'interno dell'assieme diventa trasparente di default, ma posso scegliere di visualizzarlo anche come opaco, e diventa un elemento con un colore solo, un colore unico, monocolore. E la scelta del colore poi è nelle opzioni. Se faccio diventare un sottassieme, un inviluppo, quando poi lo dovessi caricare in un assieme un po' pesante, posso scegliere anche di caricare gli inviluppi assiemi a peso leggero. Utilizzerò uno scheletro come supporto alla modellazione del mio assieme quando ho bisogno di qualcosa di più rispetto all'entità di uno schizzo. Ho bisogno anche di superfici, inviluppi o geometrie di riferimento. Come nel caso del layout, la gestione delle dimensioni delle entità o di alcune sarà basata sullo scheletro.
Anche il posizionamento dei componenti sarà basato sullo scheletro, per cui nuovamente un numero minore di accoppiamenti rispetto alla modellazione bottom-up, quindi una maggiore velocità di ricalcolo dell'assieme. L'assieme sarà più robusto, sarà lo scheletro a mantenere posizionati i componenti e il tempo, al momento in cui io dovessi modificare il mio assieme, il tempo richiesto sarà minore. Vediamo un esempio. Voglio montare un motore su un mio telaio e ho bisogno di costruire lo staffaggio. Posso costruire le staffe all'interno dell'assieme sfruttando il posizionamento del motore proprio per avere delle staffe che alla modifica del posizionamento del motore si adattino. Quindi andrò a inserire il motore. Il motore parto inserendolo tramite uno schizzo, anzi un blocco che rappresenta la sagoma del motore. Perché? Perché in questo modo, prima di arrivare a mettere il motore, ho già trovato il posizionamento all'interno dell'assieme. Costruisco uno schizzo sul piano in cui mettere il blocco e, versione 2015, mi dice che ho creato uno schizzo all'interno di un assieme. Non l'ho creato dentro una parte, mi avverte. Dalla libreria in cui ho i motori, tiro fuori la sagoma del motore da montare, il mio blocco. Questo blocco dovrà essere centrale, si è messo per traverso e allora, andando a gestire la posizione del blocco, posso dire che lo voglio verticale, bloccando l'angolo. Ok, adesso devo solo definire il posizionamento. Io so che i miei motori sul telaio vanno posizionati più o meno così, che non sbordino sotto e non interferiscano sopra. Bene, così a questo punto posso definire la posizione dell'albero motore. Questo schizzo mi serve per posizionarci il motore. Andrò a inserire il motore e so già che non dovrà far parte di questo assieme, per cui lo inserisco come inviluppo. Fleggo e diventa un inviluppo. Ok? Questo piano va con questo. Ok, l'albero motore va agganciato sul profilo e poi il piano parallelo lassù. Bene. A questo punto, avendo posizionato il motore tramite lo schizzo, sono pronto per andare a creare le staffe. Quindi creo una parte nuova che posizionerò sullo staffaggio. Bene, nella mia parte nuova ho bisogno di queste superfici, di queste facce, è lì dove vanno le staffe. E allora le ricopio. Superfici. Pardon, ero rimasto dentro lo schizzo. Superfici, offset, 0 e quindi copia superficie. Ok, avrò bisogno di montare anche una staffa posteriore, quindi intanto che ci sono mi ricopio anche le staffe dietro. Esco dal componente che sto creando, in cui ho semplicemente ricopiato come superfici le facce di montaggio e poi posso andare direttamente alla mia parte senza più aver bisogno dell'assieme. È tutto qua su cui devo montare. Per cui parto facendo lo schizzo. Questo dovrà essere una piastrina. Quindi ricalco i bordi di modo che la piastrina sia sempre delle dimensioni della posizione dello staffaggio.
ci voglio anche i fori, e poi estrudo. Bene, questa piastrina va agganciata con una lamiera che partirà da qui, che ricalcherà le dimensioni del sotto e linguetta frangia di base, direzione contraria, 5 mm di spessore mi va bene, ci siamo. Flangia del bordo, aggancio la flangia del bordo, dovrà essere esterna e a questo punto ho bisogno di sagomare. Modifica profilo e vado a sagomare. Via le verticalità, ma ci metto il parallelismo con un'unica selezione parallelo. Oh, sì, va bene, più o meno qui, ci siamo. Linea. Linea arco tangente, anzi, meglio prima partire con questo, così mi porto fuori l'arrivo e quindi adesso devo solo raccordare. Lo faccio con linea, perché così parto in tangenza e arrivo e tangenza al volo. Parto, tangenza, arrivo, mi è scappato, tangenza, arrivo, e qua c'è rimasto sotto un pezzettino. E ce la mettiamo così, cliccando solo sul puntino, tangenza, senza dover selezionare i due elementi. A questo punto quoto, 50 di qua, 130, facciamo 140, l'angolo. L'angolo pilotandolo dove lo voglio io, lo voglio di qua. Bene. 15, ci siamo. E questa è la mia staffa. Mi serve l'altra flangia del bordo che sarà la specchiatura di questa. Poi voglio la flangia di là. Ho deciso che non faccio le staffe separate, ma faccio una parte di carpenteria dove ho dentro tutte le staffe. Quindi a questo punto piano e specchio, stavolta i corpi, quindi lamiera e piastrina, ed ho già le due staffe. Eccole lì, in assieme. Vado a fare il dietro. Piano, schizzo, ricalco, tolgo la relazione di sotto e questa lamiera, adesso voglio farla diventare lamiera, dovrà coincidere lì sotto. Lamiera, direzione contraria, ok. Flangia del bordo che andrà fuori in là e dovrà essere modificata perché sia sempre lunga tanto quanto la piastrina che è sul telaio, quindi dove va posizionato lo staffaggio. Eccoci qua. Queste sono le mie staffe. Eccole in assieme. E se ora vado allo schizzo, lo pigliamo qui, e cambio la quota, le staffe mi seguono. Sono costruite in modo tale da seguirmi. Vado in tavola. Tavola. Abbiamo detto che l'inviluppo non c'entra niente con questo assieme, quindi non si vedrà, a meno che io non decida di vederlo. Proprietà. Oh, è fuori di qui. Eccola qua. Mostra inviluppo. È preimpostata una linea tratteggiata per l'inviluppo. Un'altra possibilità ancora è quella della parte scheletro. La parte scheletro è una parte, proprio una parte a tutti gli effetti,
che contiene uno scheletro ed è montata al top dell'assieme, quindi precede tutti gli elementi che monterò o costruirò successivamente, ed è montata a sua volta al top di tutti i sottoassiemi. Quindi il mio scheletro non è più solo all'inizio dell'assieme, ma è sparso in ogni sottoassieme. E come uno scheletro può contenere schizzi, superfici, inviluppi, geometrie di riferimento. Se mi trovo di fronte a un progetto in cui vorrei costruire sullo scheletro alcuni elementi e poi vorrei che un collega, qualcun altro, costruisse un'altra porzione di assieme e che poi le andassimo a montare insieme. Utilizzando questa tecnica si costruisce l'unica parte scheletro comune a tutti e poi se io che devo costruire una parte del progetto la monto all'inizio, al top del mio assieme, io potrò costruirci sopra, tutti faremo la stessa cosa in ufficio e quando andremo a montare la parte scheletro unica farà montare tutti i componenti. Quindi posso frammentare il progetto su più persone. La progettazione quindi diventerà contemporanea. Non devo aspettare che chi fa il telaio finisca il telaio per passare la costruzione della parte elettrica a qualcun altro. Ho la garanzia della montabilità. Non è che poi intanto qualcuno comincia a buttare giù il quadro e quando è ora di montarlo non ci troviamo. Perché? Perché montando tutti i sottoassiemi che hanno tutti lo stesso scheletro, parte scheletro comune, tutti i componenti combaceranno. La gestione dei componenti viene fatta tramite lo scheletro della parte scheletro, quindi le dimensioni e il posizionamento è fatto sulla parte scheletro, il numero minore di accoppiamenti rispetto al bottom-up e quindi ancora maggiore velocità di ricalcolo dell'assieme. Un assieme più robusto al momento delle modifiche. Tempo di revisione del mio progetto, andando a modificare la parte scheletro, mi si modificheranno tutti i sottoassiemi che contengono la parte scheletro. Grazie e buon proseguimento.